Ciao a tutti, innanzitutto buon Halloween, visto che fra un po' ci stiamo avvicinando al momento. Quindi stasera io, la mia piccola zucca, il mio piccolo teschio, parleremo di due film diversi tra loro, ovviamente, ma assolutamente consigliati. Il primo è Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e il secondo è Saw X. Ovviamente un po' di oro ci vuole sempre. Allora, il film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro è veramente bello, 3 ore e 26 minuti, è impegnativo, è una visione non leggerissima, ma è anche vero che il regista ha sostenuto che ci voleva questo tempo proprio per esporre tutto quello che voleva dire. Ok, allora io sono dell'idea che un pochettino meno, sì, si sarebbe comunque espresso, ma comunque le 3 ore e quasi e mezza scorrono, perché comunque la storia è interessante, era da un po' che anche sugli schermi non si vedeva qualcosa, quindi perché poi fondamentalmente, come si evince anche dal trailer, è sì la storia degli indiani d'America, ma qua si parla quasi, diciamo, di un gangster movie, devo dire la verità. Proprio facciamo molto breve perché comunque non voglio spoilerare nulla perché veramente merita di essere visto comunque sul grande schermo, proprio per la fotografia, la scenografia, merita quello. E si parla fondamentalmente di questa terra dove i cari, tra virgolette, bianchi si insediano, diventando, facendo credere di essere amici degli Osage, questi indiani d'America che hanno avuto in un periodo della loro vita una certa fortuna. Ovviamente, come dice Neil nel trailer, questa ricchezza deve venire a me. Avevamo dubbi su quello che avrebbero fatto i bianchi? No, assolutamente. E quindi c'è comunque c'è molto di più, ecco, perché lì poi si vedrà come si svolge tutta la questione, cosa verrà fatto per ottenerlo. E qua beh, abbiamo De Niro che è lo zio e padrone di questa terra di DiCaprio, che lui invece a sua volta torna dalla guerra, ovviamente rimane lì a casa sua, avrà comunque possibilità di conoscere questa bellissima ragazza Osage. Lei è un'interprete straordinaria, ha fatto veramente un'interpretazione sublime, molto intensa, veramente è stata splendida. E loro, vabbè, che dire, la loro prova attoriale è sempre magnifica, magistrale. E c'è una piccola chicca alla fine che a me è piaciuto tantissimo, in cui è presente Scorsese, che a me è piaciuto, è stato molto bello, no? Veramente, una piccola chicca cinematografica che, insomma, solo un maestro può portare sullo schermo e avere certe piccole genialità. E quindi è assolutamente da vedere, straconsigliato. Poi abbiamo Saw X. Allora, per chi è amante della saga, quindi per chi come me li ha visti tutti, devo dire la verità, questo dopo il primo e secondo capitolo, questo è stato quello che mi è piaciuto di più. Allora, il primo perché comunque è stato l'inizio di Jigsaw, quindi la sua presenza, quello che è iniziato, insomma, come è iniziata, insomma, la storia, cosa voleva fare, ecco. Mentre questo parla proprio tra il primo e il secondo capitolo, quindi quello che è successo tra il primo e il secondo capitolo di Saw. Gli altri, devo dire la verità, se ripenso alle altre visioni, sono stati un po' un pretesto per andare avanti sempre con la sua lezione di vita, più è sempre, ci si è sempre più concentrati nella parte splatter, nella parte horror. Invece, in questo caso, devo dire la verità, sappiate che il primo tempo è molto intimo, nel senso che comunque si parla molto più di John Kramer e non di Jigsaw. Quindi, insomma, per farvi capire che nel primo tempo l'elemento horror viene un pochettino a mancare, se no in una scena che è una vera chicca, che fantasma, mi è piaciuta tantissimo. Poi mi direte anche voi se avete capito la scena qual è, ma della serie nulla è come sembra. Mentre la seconda parte è appunto, insomma, un pochino più splatter, un pochino. C'è la parte splatter e la parte horror. Comunque è sempre molto interessante vedere Jigsaw all'azione. Insomma, comunque ripeto, è una saga che deve essere comunque vista tutta, perché comunque anche i personaggi, la storia, insomma, bisogna averli visti per capire, insomma, anche un po' il tutto. Comunque è una saga che a me piace tantissimo, a tanti, insomma, ovviamente deve anche piacere quel genere lì, ma il personaggio di John Kramer è un personaggio scritto molto bene, quindi mi piace tantissimo. Questo devo dire la verità, mi ha soddisfatto rispetto ad altri. Comunque, io vi mando un bacio, vi rimando alla prossima recensione. Film insomma, in attività ce ne sono, perché ho visto già i trailer al cinema, sia horror che non horror, insomma, un
un po' di carne al fuoco interessante c'è, quindi aspettiamo le prossime visioni, quindi vi rimando alla prossima recensione, o meglio dire, ai prossimi miei consigli cinematografici, perché fondamentalmente sono consigli di film che sono piaciuti. Alla prossima, ciao a tutti ancora, buon Halloween!